Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Mister Bucchi e microfoni di Umbria Radio. Mister, abbiamo sentita tante cose positive, però forse partiamo dall'amarezza. Che cosa è mancato al Perugia per poter portare a casa i tre punti? È mancato quello che a me non piace, la cattiveria, perché una squadra che va in vantaggio due volte non può farsi raggiungere, mai, mai. Soprattutto quando l'altra squadra non fa nulla per metterti in difficoltà, perché il Cesena è una squadra ordinata, così ha trovato credo una quadratura importante, perché è molto solida, però siamo passati in vantaggio 1-0, abbiamo creato tante occasioni, dominato il primo tempo, non siamo riusciti per demerito nostro a chiuderla sul 2-0. Siamo rientrati in secondo tempo, la prima mezza palla in aria abbiamo subito gol, abbiamo avuto il merito di passare in vantaggio nuovamente 2-1, per l'ennesima volta siamo ricaduti nei nostri errori, questo non va bene, non va bene, perché una squadra che vuole solamente sognare qualcosa di ambizioso come i playoff non può non vincere queste partite, non può subire tre mezze situazioni e subire tre gol. Il rammarico è che gli altri fanno veramente troppo poco per portare via punti nelle nostre partite. Noi dobbiamo sempre fare delle imprese, delle partite straordinarie, e a volte non è nemmeno bastato, gli altri fanno il compitino e portano via il risultato. Quindi sono molto arrabbiato per questo, perché ci manca la cattiveria della squadra che vuole vincere. Quando dico vuole vincere, ovviamente non significa che dobbiamo vincere 5-0 tutte le partite, ma che oltre a provare a vincere, quando siamo in possesso della gara dobbiamo portarla in porto. Manca quindi forse un po' di arroganza questo Perugia. Pressing alto del primo tempo aveva portato i suoi frutti, quindi lei mi sta dicendo che più per demerito dei suoi che per merito degli avversari, dunque, che si è concretizzato questo pareggio? Sì, assolutamente, cioè, con tutto il rispetto che abbiamo nei confronti del Cesena, che ha fatto la sua gara, però primo tempo che abbiamo fatto bene quello che volevo, giocare nella metà campo loro in aggressione, e non gli abbiamo lasciato nulla, cioè, penso forse un cross, ma non ricordo. Quindi Brignoli ha toccato tre palloni su retropassaggi nostri, tra l'altro con i piedi. E secondo tempo siamo rientrati in campo per chiudere la gara, e dopo un minuto abbiamo subito gol. Abbiamo sofferto un po' quei 10 minuti, perché il loro gol ci ha un attimo tramortito. Abbiamo ripreso in mano la gara, siamo passati in vantaggio, la partita doveva chiudersi, cioè dovevamo fare il terzo gol, mai subire il 2-2, perché per me non fa parte di una squadra che è ambiziosa, che ha carattere, che vuole. Io quando voglio vincere vinco, questa partita dovevamo vincerla perché meritavamo di vincere per il gioco fatto. Quindi guardo le cose che non sono andate e interverrò su questo. Nel roster che ha a disposizione Mister Bucchi, l'idea è che forse a centrocampo manca un uomo di contenimento, soprattutto in situazioni in cui magari la squadra fa un po' di fatica. Oltre a Zebli c'è qualcun altro che può farlo, oppure Coretti ci ha detto che si punterà eventualmente solo su un giovane perso Scozzarella? Ma noi abbiamo per caratteristiche Zebli e può farlo anche Brighi, perché è un giocatore di grande esperienza e grande lettura, quindi abbiamo giocato così. Stasera abbiamo preferito privilegiare la fase di proposizione, quindi volevamo fare la partita e Ricci ha fatto molto bene, l'ho tolto solo perché era ammonito e magari rischiavamo nella fase concitata del match magari di fare qualche fallo, perché andavamo a aggredire gli altri, magari di perderlo. Però ecco, dipende dalle situazioni, a volte possiamo giocare senza un uomo di pura interdizione, a volte possiamo giocare con Zebli, altre volte magari con Brighi, in base anche all'andamento della partita. Questa sera i cambi sono stati più volte purtroppo rivoluzionati per l'andamento della gara, siamo passati da un 1-0 a fine primo tempo a un 2-1 dopo un quarto d'ora, al 25esimo eravamo sotto, quindi anche come intervenire è stato figlio del momento. Domenica, sabato andremo a Bari con intanto i nuovi molto bene, con un nuovo uomo in Mustacchio, insomma un giocatore di tutto calibro per la categoria ma anche per il Perugia. Sì, siamo molto contenti perché è un giocatore importante che insomma si aggiunge alla nostra squadra, sicuramente ci porterà entusiasmo e poi porterà delle caratteristiche che sono differenti dai nostri esterni, perché è uno che ha un attacco di profondità, ma giocare negli spazi, e magari i nostri amavano più palla nei piedi e giocare di tecnica, quindi aumenterà di molto secondo me il nostro potenziale offensivo.